Parliamo di protezioni pesanti. Quali sono i migliori guantoni da box per il Krav Maga? Innanzitutto, perché i guantoni da box? Perché in alcune sessioni è molto importante fare dello sparring pesante, sparring praticamente a pieno contatto, ed avere quindi delle protezioni adeguate. È importante per il Kravist darsi affrontare una situazione in cui il livello di stress è più alto del solito e si impara a gestire non solo il tipo di contatto, l'impatto del colpo, lo stordimento che ne può derivare e chiaramente la velocità differente rispetto a ad altri tipi di situazioni simulate. Il guantone è da box da 10 once va più che bene, anche i modelli economici vanno bene. È importante chiaramente la qualità del materiale. Valgono gli stessi discorsi dei guantini da MMA, per cui buon velcro è importante, perché chiaramente dopo un po' ci si ritrova ad avere dei guanti che hanno questa specie di fettuccia che si muove durante il combattimento. Il tipo di velcro deve essere cucito bene. Ci sono alcuni modelli di guantini che hanno la marca o la parte finale del velcro praticamente che sporge, per cui uno ha una specie di arma con delle lame laterali e se l'altro viene colpito spesso fa più male o graffia o lascia segni il velcro che non il pugno stesso. Il tipo di imbottitura ovviamente deve essere buona, la calzata all'interno del guanto deve essere comoda. Molto importante, molto 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 importante di questi guanti da box, tutte le volte che è possibile avere, poiché spesso nel Krav Maga non si fa tempo a mettere le fasce, avere un buon supporto a livello del polso. I colpi sono molto più forti, quindi è facile sbagliare e ritrovarsi quindi con delle micro lesioni al polso. Inoltre, possibilmente i guanti devono poter consentire di aprire un minimo la mano, perché alle volte in certi corsi di Krav Maga si fanno di necessità di virtù e i guantoni da box vengono utilizzati anche come diciamo dei colpitori arrangiati.